Bene, adesso faremo qualche esempio su come funziona Emule, che ha tutti i suoi comandi disposti qui sopra. Ce ne sono però solo alcuni che in realtà sono indispensabili da conoscere. Per esempio il comando cerca. Una volta che ho cliccato su cerca c'è un vero e proprio motore di ricerca che mi permette di andare a cercare qualsiasi genere di file all'interno della rete di Emule. Qui c'è la possibilità anche di decidere che genere di file io voglia cercare. Adesso come primo esempio lasciamo quindi impostato su qualsiasi file. Ora vi ricordo che Emule non è un software illegale, è perfettamente legale, soltanto che dovrebbe essere utilizzato solo per scambiarsi file che non siano protetti dal diritto d'autore o per i quali comunque l'autore ha dato, ha consentito, diciamo così, la distribuzione su internet. Invece spesso ne facciamo un uso magari illecito andando a scaricare, per esempio, canzoni di Vasco Rossi senza che Vasco Rossi ne abbia dato l'autorizzazione. In quel caso, in un certo senso, è un piccolo reato quello che stiamo andando a commettere. Ora, l'esempio che sto per fare è un esempio in cui non c'è nulla di illecito perché provo a scaricare un programma open source. Quindi, come sapete, i programmi open source si possono scaricare liberamente da internet. Spesso ne abbiamo scaricati da siti appositi, ma molto spesso sono anche disponibili anche sulla rete di Emule. Per esempio, il famosissimo OpenOffice. Quindi scrivo OpenOffice, clicco su Inizia oppure potrei premere anche Invio e mi appare l'elenco dei file rispondenti al mio criterio di ricerca che Emule ha trovato. È molto importante che la colonna disponibilità, questa qui, sia ordinata in ordine decrescente, come io adesso già avevo fatto. In pratica è molto semplice. Se dovesse venire un elenco disordinato, diciamo così, o casuale, come questo qui adesso, basta cliccare la parola disponibilità e assicurarsi che questo triangolino che appare abbia la punta verso il basso, perché se invece avesse la punta verso l'alto, come in questo caso, avremmo un ordine crescente. Quindi riclickerei per far sì che venga la punta verso il basso per avere un ordine decrescente, quindi dal più alto verso il più basso. Disponibilità vuol dire quante persone, quanti computer, quanti altri nostri pari, perché questo è un sistema peer-to-peer, pari contro pari, hanno quel file nel loro hard disk. Quindi in pratica più fonti ci sono, più facilmente sarà possibile andare a scaricare qualcosa e quindi scaricarlo più velocemente. Ora questo file elencato in rosso è un file che evidentemente stiamo già scaricando, perché io avevo chiaramente già prima di iniziare il filmato aperto Emule e fatto un paio di prove. Quindi se vado a fare per esempio doppio clic anche su un altro file, diventa rosso anche quello e quindi avete capito è che è con il doppio clic che potete mettere a scaricare un file. In questo momento ne sto scaricando due, questi che vedete in rosso. Lo rivedremo tra qualche istante qui nella scheda trasferimenti. Prima volevo spiegare cosa sono questi omini verdi che appaiono. Sono gli eventuali commenti positivi presenti su un file. Quindi, come vedete, questi primi quattro file non solo hanno una ampia disponibilità, ma hanno anche numerosi commenti positivi, e quindi questo ci fa capire che stiamo scaricando qualcosa di buono, perché spesse volte capita di scaricare da Emule una cosa, poi dopo che abbiamo finito di scaricarla ci accorgiamo che invece non era proprio quello che ci aspettavamo, a volte si trovano anche cose sgradite e sgradevoli. Per vedere i commenti, comunque, basta cliccare con il destro e poi fare commenti e appaiono quindi visualizzati gli eventuali commenti positivi o negativi. A questo punto ci posizioniamo sulla scheda trasferimenti, dove si vedono i due file in questione, quelli che sulla scheda cerca vedevamo a rosso, quindi quelli su cui si è fatto doppio clic, che sono in attesa di essere scaricati. In questo momento questa linea rossa non è un buon segno perché vuol dire che attualmente non ci sono fonti disponibili, però poi Emule continuerà a cercare e nel momento in cui ne troverà di fonti comincerà anche a scaricare questi file. Chiaramente in certi casi lo scaricamento può essere molto rapido, in altri casi può volerci anche alcune ore. La fortuna è che Emule può essere anche chiuso e poi quando viene riaperto il giorno dopo riprende a scaricare dal punto in cui avevamo lasciato. Quindi non è necessario fare tutto in un'unica volta, in un'unica tirata, diciamo. Quando questa fascia diventerà prima blu, poi gialla, poi completamente verde, nel momento in cui è tutta verde vuol dire che il file ormai è stato scaricato e tra poco vedremo in che cartella poi lo troveremo disponibile. Tornando sulla scheda cerca,
Facciamo qualche altro esempio. Per esempio, supponiamo, quindi ora questa ricerca qui la chiudo, non mi interessa più, cliccando quella X l'ho annullata in un certo senso. Supponiamo di voler cercare qualcosa di audio, qualcosa di musicale. Ovviamente in questo ambito è molto più facile incorrere, diciamo così, in qualcosa di illecito e di illegale. Per esempio, io potrei tranquillamente cercare Vasco Rossi e premere invio o cliccare inizia, e come vedete mi esce una grandissima disponibilità di brani di quest'autore, ma quasi la totalità di questi, e purtroppo non è semplice da questo elenco capire quali siano buoni e quali no, quasi la totalità di questi saranno illeciti, insomma non è possibile scaricarli perché non abbiamo l'autorizzazione di Vasco Rossi. Cioè, quello che voglio dire è che il titolare del diritto d'autore è chi ha scritto la canzone ed è lui che deve aver messo la canzone su internet. Se l'ha messa qualcun altro senza chiedergli autorizzazione non è consentito. Però ecco, poi alla fine molti di noi lo fanno, è chiaro che ognuno si prende la responsabilità di quello che fa nel momento in cui lo va a fare. Anche qui c'è il discorso dei commenti positivi, anche qui c'è il discorso della disponibilità, e quindi chiaramente sempre con il doppio clic, quando diventa rosso, ho messo il file a scaricare e tornando su trasferimenti lo troverò insieme agli altri che avevo messo. Guardate come stranamente sia molto più facile trovare fonti su un file che alla fine non è legale scaricare, che non su quelli che invece sono legali e che hanno meno fonti a disposizione. Cioè, le cose che magari sono meno legali funzionano poi più facilmente. Addirittura questo sta già quasi per essere scaricato totalmente e diventare verde, e invece non dovrebbe proprio stare su internet, non dovrebbe proprio essere nemmeno presente in quell'elenco. Alla stessa maniera, tornando su cerca, potrei cercare per esempio dei video, quindi cliccare video e cercare il nome di un film. Anche in quel caso probabilmente andrei a ledere la legge sul diritto d'autore, oppure cercare anche un cantante per vedere un video di un suo concerto e via dicendo. Quindi ora non so, non mi viene in mente moltissimi altri film. Provo a scrivere genericamente Natale e vediamo che cosa viene fuori. Clicco inizia e mi apparirà quindi un elenco di film che contengano questa parola al suo interno. Ecco qui per esempio che Natale a Rio, Canti di Natale, Zecchino d'Oro, eccetera eccetera. Questi sono tutti file video, perché qui avevo selezionato video prima di scrivere il testo che mi interessava. Anche per questi potrei semplicemente fare un doppio clic per mettere a scaricare, anche per questi c'è il discorso della disponibilità, anche questo va a finire nella lista dei file che sono in trasferimento e quindi che vengono scaricati. Anche per questo, come vedete, anche qui non si può scaricare questo genere di file, eppure ce ne sono tantissime fonti a disposizione. Quindi in pratica spesse volte le cose che non è legale scaricare è più facile invece procurarsele, strano ma vero. Ora, quando questi file avranno finito di scaricarsi, io adesso andrò ad annullare sia questo qui di Vasco Rossi, sia questo qui del film, perché non voglio commettere reati in questo momento e quindi lascio soltanto quelli leciti in elenco. Quando comunque sia avrò finito e quindi saranno diventate completamente verdi queste fasce, avrò finito di scaricare uno di questi file, per vedere dove sono stati scaricati e quindi eventualmente ascoltare la musica, vedere il film, eccetera, eccetera, devo andare a cliccare questo pulsante che dice strumenti. Cliccando strumenti, ecco, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere un po' meglio. Strumenti, ecco, poi c'è questa voce, apri cartella file scaricati, cliccando la quale si apre con risorse del computer la cartella in cui verranno scaricati i file. La cartella si chiama Incoming, qui poi avete il percorso completo se la volete trovare senza, diciamo, a usare il comando di Emule. Ora la cartella è vuota perché nessuno dei file che ho messo a scaricare ha terminato il suo scaricamento. Vi ricordo che termina quando la fascia diventa totalmente verde. Comunque qui poi troverò l'elenco di tutto ciò che ho scaricato. Ripeto un'ultima volta, quindi strumenti, apri cartella file scaricati per vedere i file che ho scaricato, ma solo dopo che queste fasce sono diventate verdi. L'ultima cosa che volevo dire è che se chiudiamo Emule, eccolo, e poi lo riapriamo anche 3-4 giorni dopo, senza problemi, tornando su trasferimenti, Emule continua a riscaricare, riprendendo dal punto in cui aveva lasciato le cose che avevamo lasciato. Quindi non è necessario lasciare acceso il computer per ore e ore, a un certo punto lo spegnete, lo riaccendete il giorno dopo e lui, riaprendolo, ricomincia a scaricare. Arrivederci, che spero di aver fatto cosa gradita con questo filmato. Rimanete sintonizzati sul sito infocorsi.it per le novità che pubblicheremo.